Fluid Painting, parte seconda. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ve lo avevo promesso, parte proprio una bella rubrica dedicata alla fluid painting, alla pittura fluida, colata. Oggi la faremo quella standard con gli acrilici, però con una mia ricetta di acrilico, perché in tutti i video americani ho visto che miscelano gli acrilici con una sorta di diluente che serve per fluidificare molto il colore. Io invece cercherò di fare una cosa simile, ma con ingredienti di più facile reperibilità e meno costosi. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la fluid painting con gli acrilici come Ombretta la fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra fluid paint con acrilici e vinavil. Allora, occorrente appunto della colla vinilica, quella che avete in casa, una selezione di colori acrilici di diversificata specie, ne abbiamo metallizzati, ne abbiamo matte, ne abbiamo glossy, insomma sono tutti diversi tra loro, ma tutti colori che si accordano. Oggi ho scelto una selezione di rossi, violetti, blu e gialli, vediamo cosa ne verrà fuori. Dei bicchieri di carta, degli strumenti per mescere il colore, bastoncini o cucchiaini, ovviamente una tela su cui lavorare, dell'acqua, dell'acrilico bianco, del silicone per capelli. Sapete i cristalli liquidi, quelli che spruzziamo sui capelli se usiamo i siliconi per dare luce e nutrimento? Bene, proprio quelli, che non danno nutrimento, danno molto luce, ma sono ottimi soprattutto per questo genere di lavori. E una spatolina. Ce ne sono di 2000 marche, cercate appunto i cristalli liquidi, le goccine lucidanti, sono piene di dimeticone, di siliconi vari che servono proprio per fare aprire le bolle della nostra fluid paint. Cominciamo subito. Creiamo una mestica fluidificante, che faccia camminare il nostro colore sulla tela. Io questa la faccio con della Vinavil, mezzo bicchiere, che userò al posto del Liquitex. Molti usano il Liquitex, che è una sostanza, un medium per colori acrilici, un medium fluidificante per colori acrilici, e un pochino d'acqua. Diciamo che faccio due parti di colla e una parte di acqua e mescolo. Deve venire la consistenza di uno yogurt più liquidino. Ok, questa è la giusta consistenza. Non liquido, ma neanche denso come di solito la Vinavil. E metto da parte. Creo i miei colori. Prendiamo un po' della preparazione fatta con la Vinavil, acqua e Vinavil, e mixiamola con i colori. Di più col bianco, voilà. Avevo messo più bianco, quindi ho messo più di questa soluzione. Anche qui vado assolutamente ad occhio. Ricordatevi che la Vinavil da asciutta ritorna trasparente, quindi l'ho miscelata con i colori perché tanto alla fine sarà trasparente. Quello che dovete assolutamente fare è far sciogliere bene il colore in questa miscela. Quindi perdeteci un po' di tempo e mescolate. Se vedete che è troppo denso, allungate con un goccio d'acqua. Metto di lato i colori, posiziono la mia tela su quattro bicchieri e inizio versando sulla mia tela il bianco. Che cospargo su tutto, perché questo mi servirà proprio da fluidificante, da veicolante dei colori. Adesso è il momento di mettere i nostri colori, ma prima di mettere i colori, in ogni bicchiere spruzziamo due zig di silicone. Diluiamo il colore con dell'acqua e versiamolo
sulla superficie. Per esempio, prendo questo colore che ha una bella densità sua propria, verso qualche goccia d'acqua dopo aver messo il silicone, così, proprio qualche goccia, lo allungo leggermente e inizio a fargli fare il percorso che la mia fantasia suggerisce. Divertimento allo stato puro. Ci vuole un po' di sprint. Il blu e il giallo. A tratti che disturbi. E adesso sporchiamoci le mani. Che ne dite? Vi piace? A me sì. Manca qualcosa. Non è un quadro di ombretta se nella fluid paint non ci butta un po' di dorato, eh? Nel dorato metto altro silicone. Esagero. Ragazzi, io sto sperimentando con voi, eh? Non ho fatto nessuna prova prima. Belle quattro gocce, dovrebbe espandere veramente moltissimo adesso. No, faccio troppo macello. Ok. Vado. Il mio infinito di colori. Questa è la mia opera. Finisce qui. Ovviamente dipende dalla vostra sensibilità, dal vostro stato d'animo. Io oggi sono così, serenamente inquieta, direi, con tutti con un'esplosione di colori, ma ben bilanciati tra di loro. Direi che questo metodo è molto bello. Il colore espande un po' marmorizzato, fa delle belle sfrangiature e si inserisce un po' l'uno nell'altro, pur rimanendo ben separato e leggibile. Quindi silicone e vinavil, questo effetto. Se vi piace, lasciatemi un pollice in su. Io invece vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
piaciuto il risultato finale? Io lo trovo molto armonico. L'importante è mettere il dimeticone, che potete trovare in tutte quelle goccine per capelli, il silicone per i capelli, le gocce, i cristalli liquidi, diciamo così, che di cristalli non hanno nulla, ma che hanno appunto tantissimo silicone al loro interno e quindi riescono a far riaprire ben bene le trame del colore, dando quelle bolle così di colore che marmorizzano tutta la superficie pittorica. Se questo video vi è piaciuto, fluidificatevi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e di questo io vi ringrazio enormemente. Venitemi a trovare anche sui miei altri canali, Ombretta, dove parlo di me stessa, Due Cuori Una Cappa, dove insieme a Gabriele parlo di cucina, e lì il piccolo protagonista di Poti Toys dice così. Venitelo a trovare, andate a trovare anche Enzino con il suo papà Gabriele su Poti Toys, un canale bellissimo che parla di giochi e di divertimento. Allora, vi ho invitato su tutti i miei social, non mi rimane che invitarvi qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!